Allora, io ho avuto un grande dilemma su come affrontare la divisione del tempo metronomico e creare delle suddivisioni. Perché quello che volevo fare era dire, allora, l'ho fatto diverse volte e ogni volta l'ho ricambiato per fare avanti e indietro, ma in un modo o nell'altro comunque. Non va né se io metto con i BPM né Aspetta se un metto attimo, con. scusami, aspetta un attimo. Dunque, per Gabriele, che mi pare non ci fosse l'ultima lezione, allora abbiamo cominciato ad affrontare la suddivisione ritmica o metrica della questione. Poi Naturalmente. è sempre quello là, no? De random notes storico, diciamo. Beh, sì, anche se, vabbè. C'è solo questa cosa in più, cioè Non c'è il ritmo. genera il numero di note all'interno di un metro, il metro crea lo step con 60 e sarebbero i secondi diviso il metro, quindi sarebbe la pulsazione. Il risultato lo inseriamo, cioè creiamo un array per fare i risultati. Mettiamo a t uguale 0, facciamo per n il range da 0 a numero di note meno 1. Appendiamo all'interno di questo array le note che abbiano come parametri questi qua. Vabbè, questo però è quello che ha fatto Giulio, appunto. Adesso qua le cose, i cammini si cominciano un po' a individualizzare, a separare. Però quello che, scusami Giulio, allora intanto se lo chiami metro rischia di confondersi, nel senso che il metro per me è per esempio tre quarti, quattro quarti, eccetera, eccetera. Tu intendi il metronomo. No, intendevo Il tempo aspetta. metronomico. Adesso faccio vedere cosa intendevo, ce l'ho qua. Ok. Facchissimo, usi Inkscape. Questo metro qua sono 10 secondi per me e ho diviso. Un In attimo, lo faccio 16 andare. parti. Oh. Però intendo ho diviso il quadro in blocchi da 10 secondi perché volevo che andasse con un'unità di tempo piuttosto che dire. No, che ho fatto. Solo che la cosa qual è? È che in questi che stanno tra, cioè io l'ho immaginato come se fossero blocchi da 10 secondi in cui in ognuno succede qualcosa, solo che non riesco a capire come poter collegare cose che stanno tra un blocco di 10 secondi e l'altro. Certo. Per esempio questo giallo, oppure questo rosa, questo blu. E quindi c'avevo questo problema perché questo qua lo volevo dividere in sedicesimi. Infatti è per questo che metto metro e 10, under step un sedicesimo, e poi creo un array di step. Vabbè, prendo un attimo un contatore, faccio for n in range da 0 a 16, bin step append count step. E count step che inizialmente era solo under step, e ogni volta viene sommato, quindi da un sedicesimo, da 2 sedicesimi, 3 sedicesimi, 4 sedicesimi, fino a creare tutto quanto questo. Ok. Va E bene. una volta che faccio questo, questo qui lo utilizzo all'interno di. Allora, posso dirti un paio di cose intanto? Sì, certo. Torni al disegno. Allora, la verità è che il quadro, a parte che è un po' storto, ma va bene, il quadro è più libero di quanto sia tu. Ok. No? Cioè tu stai mettendo delle constraint, delle restrizioni che il quadro non ha, palesemente.
Ok. Allora, si può fare in due modi. Per esempio, il blocco da 10 secondi è un blocco che tu hai deciso che sia così, ma in realtà quello che ti interessa è il sedicesimo dei 10 secondi. Quindi la limitazione del blocco di 10 secondi la potremmo sollevare. Ah, ok, è vero. Questa è una cosa. Però ti vorrei dire un'altra cosa. Che però questo è una decisione artistica, appunto, è una decisione arbitraria, che tu hai preso in un modo e che non necessariamente è in quel modo. Cioè, per esempio, perché io ti avevo fatto una proposta l'altra volta che tu non hai colto, cioè la questione è di fare un oggetto rettangolo, no? Che è uno di questi rettangoli. Naturalmente questi sono tutti diversi, hanno dimensioni tutti diverse, no? Sì. E hanno colori diversi. E la mia proposta era di associare il colore a un metronomo in particolare, a tutta una scansione ritmica propria di quel colore. Ah, ok, no, questo qua non l'ho capito. No, no, ma ti ripeto, questa è una roba, è un'idea mia, anzi, se vuoi te la vendo, ma non te la regalo. Ah, comunque io ci dovrei essere. Ok, ok, dopo, adesso gestiamo un attimo le cose di Giulio. Cioè, questa è un'idea compositiva, ma un'idea vale l'altra, no? L'idea è, però, sostanzialmente, perché mi interessa dirtelo? Perché io vedo qual è il quadro, no? Vedo quali sono i dati che stanno nel quadro e traggo spunto da quelli effettivamente, cioè non cerco di sovrapporre a questo un'altra una mia struttura. Ok, sì. Però non è detto, io posso invece farlo così, come dici tu. Ma il problema è, io lo so da dove ti è venuta l'idea dei 10 secondi, è che tu hai visto le prime due righe verticali, quelle beige ocra, diciamo, hai detto va bene, questa è la mia scansione, ma questa scansione, giustamente il pittore ha detto col cavolo, io non la recupero più, cioè io la faccio una volta sola, no? E poi non è più così. Allora, okay. Quindi ti invito a considerare, cioè vi invito tutti in generale a liberarvi dagli schemi che avete in testa e guardare bene le cose come sono fatte, perché in questo caso qua, questa cosa è molto, a me piace questa intuizione iniziale del quadro, perché è molto semplice e vi permette di fare delle cose ricche musicalmente pur partendo da una suggestione tutto sommato semplice. Però la dovete saper leggere questa suggestione. Dove sei andato? Volevo andare a cercare una cosa. Cioè, la suggestione è che questa è una roba piena di rettangoli che sono collocati in un certo modo. Intanto io comincerei con leggermi i dati che ho in mano. Capite? Ok, quindi i colori. Per esempio i colori, allora, se vogliamo per esempio mantenere la disposizione, perché tu dici il quadro va da sinistra a destra, io voglio che, diciamo,
la sincronia che vedo visivamente sia comunque anche temporale, no? Cosa che non è detto, è una tua scelta. Sia chiaro, no? Mm-hmm. Per cui, per esempio, potrebbe essere che dentro ciascuno di questi rettangoli ci sia una scansione temporale, cioè che i rettangoli siano effettivamente sincronizzati tra di loro, ma dentro i rettangoli succedano eventi a scansioni temporali diverse, no? A seconda del colore, per esempio. Questa è una possibile soluzione, un possibile esito di una scelta. Okay. Però una cosa del genere, come faccio a stabilirla questo ordine temporale? Cioè, come faccio a renderlo diverso? Non ho capito se è proprio la scansione ritmica o il tempo proprio. No, allora, il punto è che qui ci sono due cose diverse. C'è l'action time del rettangolo, no? Mm-hmm. E la durata del rettangolo. Quindi ci sono dei rettangoli che durano molto poco, che sono quelli verticali, e dei rettangoli che durano di più. Questi sono già due dati che ti ritrovi. Ti potrei anche insegnare a ricavarli, cioè il problema è che tu il quadro è un quadro disegnato, il dipinto è raster, tu dovresti riprodurlo in vettoriale, che è facile da fare. Cioè il quadro è una fotografia, no? Quindi tu cosa hai fatto? Hai sovrapposto sottoposto la fotografia e sopra ci hai messo un reticolato. Ok. Ma in realtà quello che dovresti veramente fare, secondo me, è di riprodurre il quadro in vettoriale. Cioè, prendere il quadro e sovrapporci la disposizione dei rettangoli, però fatti con Inkscape, lo puoi fare facendo dei rettangoli sopra quei rettangoli. All'interno di un piano cartesiano, nel senso? No, tu prendi questo quadro, no? Lo ricalchi con dei rettangoli fatti in vettoriale. Perché fare questo? Perché quando lo salvi come file SVG, mm-hmm. facciamone uno, facciamo il primo, decidi quale fare. Facciamo questo. Ok, allora prendi un rettangolo adesso, vedi, sulla sinistra. Ok, metti il rettangolo là sopra, ecco, lo rifai esattamente uguale. Beh, perché è un cerchio questo? No, perché è una punta un po' più fine, devi usare, Ciccio. No, devi andare in... vabbè, adesso... No, devi andare sulle cose laterali massimi. La punta deve essere più fine, è in basso, guarda. È in basso, sotto il testo, no, dove sta? La grandezza della penna sta nelle proprietà del rettangolo, no, boh, forse, ecco, qui, vabbè, intanto devi mettere il colore. Ecco, stile di questo coso dice, scegli lo stile, il colore è nero, fallo, tanto per cominciare. E poi matita, credo, o penna, o quello che è. Vai su penna sotto. No, scusami, queste sono le varie forme, abbi pazienza, no. No, non è questo. Io qui da me è diverso in Inkscape. Devi poter scegliere la larghezza della punta. No. Non oggetto è... che ti dà? Se no, preferenze.
No, no, sta sulla destra forse, sta sul menu di destra, io ce l'ho sopra il menu di destra, quindi non vedo. E vai sotto, vabbè, no, non ci perderei tutto questo tempo. Vabbè, facciamo così intanto, cerchiamo di capire. Sì, allora diciamo che questo è il tuo rettangolo, adesso il problema è, ok, clicca. No, non ti dice ancora le proprietà dell'oggetto, mi vanno bene, ma mi serve la punta. No, non è qua. Vabbè, anche se fosse, come si fa a rendere in cosa vettoriale? In no, aspetta, vettura. Allora, vai sulla, in alto a sinistra sulla freccia. Adesso questo è l'oggetto selezionato. Mostro oggetto selezionato. Vabbè, il punto è che adesso, se tu prendi questo, adesso lo salvi, salvalo. Come faccio a salvarlo? No, scusa, fermo, l'hai spostato, ma lo devi rimettere dove sta. Ecco, lì. Mo salva il file. Ah, ok. Allora, il punto è, il file è salvato come un file SVG. Bene. Adesso vai a vedere com'è. No, aprilo con Atom il file SVG. Miracolo si aprirà. Spero, se non è compresso. Dove sta? Ho sbagliato cartella. Dai, perché non me lo fa fare? No, apri il file come testo, io voglio il testo, mi serve. Oh, no, volevo aprire questo. Dov'è il quadro? Non JPEG, no, SVG. Ok, questo è il file SVG. Ok? Allora, vedete che il file SVG è in realtà una struttura dati. Ok? E tra l'altro con Python potete sicuramente trovare delle librerie che leggono questo file. Vai in alto, scusa. Allora, qua vabbè, ci sta una serie di definizioni, vedete, e vedete un po' di dimensioni. Naturalmente deve essere fatto più precisamente questo, ok? L'altezza, la larghezza devono essere effettivamente quelle, eccetera, eccetera. Però vi dà dei numeri, ok? E adesso se andiamo dovremmo vedere anche dove sta questo rettangolo. Vai avanti, vai sotto. Allora, qua ci stanno varie griglie, avete messo un po' di roba, vai giù ancora, qua c'è tanta roba. Adesso, allora, c'è una view che dovrebbe essere il quadro, ma non è questa, vai giù ancora. Scusa, cerca nel file, rect49 si chiamava? No, però devi fare Ctrl F, cercare nel file. Come si chiama? Rect 49 si chiamava questo rettangolo? Ci dovrebbe essere. 49? No, forse no. Cerca rect, basta rect. Rect ci sono due, fai il primo, cerca il primo, fai find. Questo è 1, 94, non 49, ok? Allora, vedi che questo, allora, suppongo che tutti le x e y, eccetera, eccetera, siano pixel, ok? Le prime tre sono coordinate, giusto? Come dici? Le prime tre sono coordinate, poi sono altezze. Sì, adesso qua bisogna capire quali sono, l'importante è che siano numeri. Ok? Sì. Perché i numeri ve li sapete gestire, no? Allora adesso sullo stile, per esempio,
lo stile è fatto così, c'è un fill, il fill, per esempio qua se lo mettiamo a zero questo fill, penso che non faccia il fill. Poi c'ha la roba curvata, vabbè, questo lasciateglielo gestire a lui, perché... Pronto? Sì, sì. Allora, vedete come funziona questa cosa? Tutto quello che è fra minore, rect e poi slash maggiore alla fine del no, ecco lì, questa è una struttura dati che tra l'altro appunto Python avrà sicuramente una libreria per leggervi gli SVG. Quindi vi legge l'SVG e vi crea tutta una serie di oggetti che stanno uno dentro l'altro, ok? Che hanno tutte queste proprietà qua. Ma l'SVG che cos'è? L'SVG è lo Standard Vector Graphic, è un formato di file grafici, vettoriale però. Ok. E Inkscape e un sacco di altri programmi salvano o possono salvare in SVG. Ok? In maniera da essere, per esempio, da passarsi i file da uno all'altro, eccetera, eccetera. Però se tu usi Inkscape, hai fatto la scelta giusta, è software libero, funziona bene e ok. Allora, il punto è questo, che io, se lo dovessi fare io, lo farei così. Mi setterei le coordinate verticali e orizzontali in maniera da essere qualcosa di comprensibile per te, no? Cioè vedi che in alto tu c'hai il disegno posizionato un po' a pene canino a meno 300 px, meno 250 px, se te lo posizioni a zero è tutto meglio, eccetera, eccetera. Vabbè, no? Ok. Poi puoi anche impostare le coordinate, cioè le puoi impostare in maniera da essere più o meno corrette, cioè da essere più o meno significative per te, cioè il problema è che tu devi fare le cose perché siano significative. Capito. Dopodiché, salvandoti l'SVG, adesso vogliamo andare a vedere, andiamo a vedere se Python ha una libreria per leggere gli SVG. Ok. Così hai capito, lavori proprio direttamente sul disegno e ottieni dei numeri. Con questi numeri puoi fare quello che vuoi. Puoi convertirli come te pare. Quindi praticamente diventa il nuovo file meta questo qua. Sì, oppure è un pre-meta, nel senso che è un da questo puoi ricavare un file meta, oppure usi direttamente questo, non c'è problema. Per me fa lo stesso, dipende da... Ok? Capito, comunque bene. Il problema è quello, cos'è che devi fare a mano? A mano devi ricalcarti tutti i rettangoli, che potrebbe essere una palla, ma insomma, una volta che ne hai fatto uno e ti viene bene uno, poi li ricopi, sostanzialmente li cambi le dimensioni, le posizioni e i colori. Ok? Adesso, questa è una prima parte del problema. Però, vedete, quello che vi voglio far vedere è che in generale vi conviene cercare di capire qual è il modo che più si adatta all'operazione che state facendo. No? Tu qui stai ricavando da un disegno astratto, stai ricavando delle cose. Allora cerchiamo di ricavarle direttamente, no? E poi dopo su quelle possiamo discutere. Ok. Ok. Allora, mettiamo conto che tu abbia deciso che lo step è uno step univoco per tutti, cioè che il tempo nel quadro passa uniformemente. Ti faccio presente che questa è una scelta tua, non è obbligatorio farlo così, no? Okay. Tu qui,
tu qui c'hai dei numeri molto, molto precisi e ti dico che questa scelta deriva un po' da una forma mentis che tutti abbiamo all'inizio, che è legata al fatto che il tempo scorre sempre uguale per tutti, no? Ma in questa situazione qua, per esempio, potrebbe scorrere in maniera diversa. Voi potreste avere delle scansioni diverse a seconda, o anche dei ritmi diversi a seconda del tipo di rettangolo. Scusa, c'avevi un browser aperto, no? Guardiamo sul browser, cerchiamo Python library to read SVG. E vediamo come funzionano. Ecco, no, SVG lib. Perfetto. Guarda, cioè, qua uno guarda e poi... Allora, questo sta su... YPI, ok, SVG is a pure pattern converting to a reasonable degree, chissà che vuol dire, a altri formati. No, noi non vogliamo convertire a altri formati, comunque vediamo un po' cosa fa. Handle plain or compressed SVG file, va bene. No, non è veramente... A noi non ci serve per convertire, a noi ci serve per leggere i dati. Vediamo, fammi vedere un esempio così vediamo cosa fa. Lui fa svglib, importa questa funzione, e cosa gli permette di fare? Il drawing. Ecco, il drawing è un oggetto che è creato da quella cosa. Però... Io poi non voglio fare rendering in PDF o tutte queste porcherie qua, voglio fare qualche altra cosa. Note that the second parameter, do to file object, va bene, eccetera, ma io non è quello che voglio fare, quindi forse questa cosa non va bene. Voglio poter leggere dentro il drawing. Vabbè, tutta questa porcheria, ok, me ne importa niente. Va bene, vai avanti. Anaconda, miniconda, vai avanti. Vabbè, non è, vediamo se c'è qualche altra cosa. Questo non mi sembra. Ecco, Python SVG parser. Ah no, questa è una domanda. No, questo è un writer. No, questo a noi ci serve un reader. Ecco, il rettangolo, insomma, è fichissimo. No, però potresti vedere la domanda su... Leggi proprio la prima domanda. Più in alto. Ti metti a fare come Francesco. Ok, allora, lui usa un lettore di XML, perché quel formato lì che avete visto è XML, che è un formato generalizzato di dati. Ok? Ok. Quindi, mini DOM parse, lui legge, e poi da lì, dentro doc, cosa fa? Ecco, vedi che c'è un metodo doc che è getElementByTagName. Per esempio, tu potresti dire getElementByTagName, invece di metterci path, ci metti rect 94, no? Okay. E quello ti gestisce qualcosa. Aspetta che ce n'è un altro sotto. No, questo non ci interessa tanto. Oh, sì, forse anche basta solo leggere. Vedi che per esempio sotto c'è un esempio che ti permette appunto di leggere tutte le proprietà di tutti gli oggetti.
Vabbè, qua bisogna studiare un po' qual è la soluzione migliore, però hai capito, Giulio, cosa bisogna fare? Perché allora, la cosa di trasformare il quadro in numeri, eccetera, sì, ho capito. In una collezione di dati. Ok, adesso passiamo invece al problema prettamente musicale. Il problema prettamente musicale era... ok, torna al tuo codice. Adesso lasciamo perdere il disegno per il momento. Dunque, quello che tu puoi cliccare sulla X così ci fa vedere di più. Un X è nato a sinistra. Destra. Ok, allora. Dunque, 10 sono 10 secondi, tu dicevi, no? Mm-hmm. Allora, quindi, fai lo step, cioè tu sostanzialmente quantizzi il tempo in scansioni da 1,6 secondi? Perché stai di... No, scusami. Sì, un sedicesimo moltiplicato 10 è 1,6 secondi. Vero? Un sedicesimo meno 10. È questo quello che succede, o no? No, la cosa è che poi io non è che mi sono messo a fare qualcosa tra meter e understep. Sì. Perché non riuscivo a capire come riuscire a collegare questa cosa della divisione nel tempo. No, ma questo non funziona così, perché tu fai da n che va da 0 a 16, no? Mm-hmm. E dove sta sto n poi? No, n è solo per far girare, non per essere utilizzato. Ho capito, ma tu appendi un count step a bin che step. Inizialmente è come under step, quindi un sedicesimo, poi ogni volta gli sommo sì. Il adesso non so perché ci sta su un step, perché l'altra volta l'avevo chiamato diversamente, però ho cambiato e quello lì non l'avevo cambiato, e poi faccio semplicemente count step più under step ogni volta. E così ho la cosa divisa in da 1 a 16 sedicesimi. Bene. La cosa è, dopo questo, come faccio a inserirli? Scusa, ma abbi pazienza. Il meter che c'è sta a fa? Niente. È perché l'avrei dovuto utilizzare per fare qualcosa con questo array, però non riesco a capire come. Allora, sì, beh, il come è semplice. Tu invece di fare un n in range 0,16, il problema è questo, c'è un problema con le unità di misura. 10 che cos'è? 10 secondi. Secondi, no? Sì. Un sedicesimo che cos'è? Un sedicesimo di 10 secondi. Uh-huh. Dico bene? Perché tu qua sì. stai sommando, quindi da qualche parte i 10 secondi o lo moltiplichi qua, un sedicesimo moltiplicato meter. Ok. Beh, se no meter non c'entra. E quindi sostanzialmente però tu vai in step da 1,6 secondi. Se fai così. Ah. Mi sa che però è un po' tanto. Ma ammazza, un po' tanto. 1,6 secondi, la pulsazione è così. Tac. 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 Cioè, se famo un bel sonno. Sì, forse sì. Altrimenti, come si può fare in modo di riuscire a dividere
a creare una allora un tempo con un ragioniamo. Allora, noi abbiamo, mettiamo conto che facciamo un tempo metronomico. Adesso, al di là del fatto che è lento o veloce, il tempo metronomico non ha una suddivisione scontata. Cioè, il tempo metronomico è una quantizzazione del tempo, no? Quindi, incidentalmente, noi non siamo costretti, come nella musica tradizionale, a avere un solo tempo metronomico. Ne possiamo avere quanti ce ne pare. Vabbè. Ok. Quindi questo è un... però il tempo metronomico si divide in... Io alla fine della fiera starei tutto in secondi. O frazioni di secondo. No? Okay. Quindi il tempo metronomico me lo calcolerei in frazioni di secondo. Per fare questo, una volta che voi decidete che state a 116 di metronomo o a 92 o a quello che è, fate 60 diviso quel tempo metronomico e ci siete. Allora riprendo un attimo. Sì. Torniamo un po' a capo, poi dopo lasciamo per vedere un attimo invece quello che ha fatto. Quindi riprendo questo qui. Allora, dunque, com'è la cosa? Tu qua c'hai la nota, no? La nota sta in un altro file. Io mi farei, adesso comincerei a pensare, non dico, ma comincerei a pensare a un oggetto ritmo, o a un oggetto che forse sta dentro l'oggetto nota. Dunque, e che cos'è? No, cioè, il punto è che, allora, se vogliamo ragionare in maniera, diciamo, tradizionale sul ritmo, no? Noi abbiamo tutta una serie di dati che poi alla fine della fiera si convertono in tempo, sia di durata sia di action time. Ok? Ok. Allora, il problema è che questa cosa qua sì, vabbè, facciamola semplicemente per il momento. Tu c'hai il metronomo e il metronomo qui ti dà lo step. Ok? Dopodiché parti con action time 0,0 e appendi delle note, ok, che sono con action time crescente, sono distribuite in crome, perché se la metro è in semiminime, qui tu lo step lo fai diviso 2. L'action time? Non ho una bella idea. Come dici? No, che diciamo una cosa che non sapevo come fare, ma ci ho pensato. Dove volevo far partire ogni blocco spostato. Cioè, intendo che l'action time non si può pure dare al generate senza farli partire tutti insieme. Sì, sì, certo, potete fare quello che preparate. Ma il punto è, vabbè, tu qua stai facendo una cosa omoritmica, no? Pum, 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 è questo quello che volevi fare. Sì. No? Giulio? Ci sto. No, ma sto chiedendo... Qui è una cosa omoritmica. No, ma questo qui è quello che abbiamo fatto in classe, l'ho ripreso per capire se lo devo prendere e riutilizzare, okay, per quest'altro. Allora, no, il problema è che adesso ciascuna nota potrebbe avere il suo ritmo. Cioè, quello che io farei
Dunque, quello che io farei è questo. Diciamo, il sistema del tempo è un sistema a questo punto, no? C'ha un suo metronomo che adesso possono essere vari. Io infatti è per questo che tenderei a fare i rettangoli, perché i rettangoli hanno una loro disposizione, no? Allora, il problema è che non è che vuoi mettere tutte le note in maniera omoritmica, tuc, 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 così, oppure vuoi fare, che ne so, tum, 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 pum, o cose del genere. Pensavo di fare funky. Mm-hmm. Pensavo di fare praticamente per ogni colore avere una... si chiama un'immagine ritmica, come si dice, un... Okay. Allora, perché non facciamo veramente la classe rettangolo? Perché per me si può fare anche la classe colore, se vuoi, ma siccome c'è dei rettangoli, i rettangoli hanno dei colori, nella classe del colore, oppure, se non vuoi fare la classe rettangolo, fare comunque la classe... No, mi sa che è minuscolo classe. Fare la classe ritmo, sistema ritmico. Sì, proviamo quello che può essere più azzeccato per le cose. Però vedete, ragazzi, il problema è che qua stiamo entrando nel dominio dell'arbitrario e dipende molto da come tu vedi le cose. Cioè, per esempio, se tu hai una visione molto omometrica, cioè tutto si muove con lo stesso metro, allora converrebbe avere un oggetto metro che ha tutte le proprietà del metro e poi da quelle derivi le altre cose. Altrimenti, se invece ciascun colore ha il suo metro, eccetera, eccetera, allora questa fa parte di una altra classe, che è la classe rettangolo. Capito? Io penso di farlo, cioè a questo punto in realtà mi piace di più farlo che ogni rettangolo con lo stesso colore fa parte all'interno di questo, di una sorta tipo di scansione ritmica. Ok, facciamolo. Ma anche di tempo. Cioè, nel senso, magari certo. È possibile certo, è chiaro. Ok, allora facciamo questo. Allora, io farei la classe rettangolo. Allora, sta classe rettangolo che dati ha? Quindi cominciamo a fare l'init della classe rettangolo. Quindi tabba, def, si salvala come rettangolo.py. Allora, facciamo init. Ok, adesso il problema è questo, molti dei dati, cioè alcuni dei dati verranno dal lavoro che farai sull'XML, cioè sull'SVG, e quindi qui potremmo metterci come argomento che gli passiamo direttamente l'oggetto relativo in SVG e lui sa le sue dimensioni. Ok? Mm. Però per il momento, siccome non abbiamo questo oggetto, insomma, sostanzialmente tu ci avrai una X, ci avrai non so come li fa i rettangoli in SVG, però dovrebbe fare un vertice e poi il vertice opposto. Sì, ma sta roba qua mo bisogna studiare com'è collocata esattamente. No? I primi due sono le coordinate del centro del rettangolo. No, vabbè, ma di queste le lascerei perdere perché sono proprio speciali di Inkscape, quindi Dio sa... Oh, dove sta? Sparito. No, fammi... in linea generale tu dovresti avere un
una X e una Y e la X e la Y opposta. Invece qua vedo solo RX. Ah no, ma tu c'hai XY, height and width. Cioè la lunghezza e la larghezza. Va bene, quindi mi va bene. Quindi l'XY sarà il vertice sinistro in alto, che ne so, questo bisogna capirlo, ok? Ok. No, noi mettiamoci esattamente questi dati. Poi questi dati li potrai comprimere, una volta che li leggi in automatico, li puoi comprimere, gli dai proprio l'oggetto, poi lui se li ricava. Vabbè, per il momento mettiamoci X, Y, virgola, width, W e H, che sono le nostre, no, sono okay, sì, i dati fondamentali. Dopodiché ci vuole un'indicazione, colore. Il colore lì ce l'hai in style, mi sa, diciamo che sì, dovrebbe essere questo. In questo caso è blu, mi pare, perché vedi che sono red, green, blu. No, qui non te lo dice. No, lo dice, ma non so dove. Adesso ci mettiamo troppo tempo a farlo, ok? Mm-hmm. Però diciamo che il colore è quell'affare là, è dentro lo style, nel fill. Vabbè, questo bisogna trovare un modo di leggerlo. Ah, fai style, mettici style. Ok, adesso però il problema che si pone, va bene, adesso salviamo, facciamo self.x uguale x, self.y uguale y, eccetera. Settiamo tutte le variabili. Scrivi width and height come vai a capo. Adesso però gli devi passare anche un minimo di dunque, oltre a questa roba qua, gli devi passare un minimo di dati di sistema, cioè praticamente come convertire i colori, come fare tutta una serie di cose. Potremmo dire magari... Visto adesso che... qua, adesso scusami, qui la cosa che devi fare è fare, qua chiamare una funzione che si chiama setup. No? Allora, chiama la funzione setup, non è scritta, la scriviamo dopo. Sempre scrivere dopo le funzioni. Aperta parentesi, chiusa parentesi. Bon. Adesso vai a capo, tab al contrario, e torniamo indietro e scriviamo la funzione setup. Nella funzione setup non ci scriviamo una mazza, self, facciamo due punti, e no, il punto è che dentro questa funzione bisogna fare tutto quello che serve per settare il resto dei dati, no? Cioè, per esempio, devi convertire la X in action time, la Y in frequenza, no? Fare okay, tutte le conversioni del caso. Queste sono assolutamente a tua discrezione. Ok? Mm-hmm. Perché poi ci stanno pure negativi. Alcuni. Sì, sì, appunto, bisogna settare un offset, eccetera, eccetera. Per fare una cosa del genere, forse converrebbe avere anche un file, un oggetto che si chiama contesto. Ok. Perché il contesto ti dice, allora, il contesto dovrebbe essere unico. Questi sono rettangoli, ce ne stanno tanti quanti ce ne sono, no? Però il contesto dovrebbe essere unico. E per esempio il contesto dovrebbe permetterti di cambiare lo style in una questione ritmica. Sì. Allora, passagli alla classe rettangolo, gli passi anche, a meno che non decidiamo che
di contesto ce n'è uno solo, e quindi questo è una cosa che si chiama singleton. Proviamo a farlo così. Fai un altro file che si chiama contesto.py. Questo fai la classe contesto. Allora, la classe contesto che cosa c'ha? C'ha def init. Self, poi qua ci avrà una serie di dati, per esempio che ne so. No, cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fargli leggere il tipo di style in base a quello, definire una. Beh, per esempio, un questa tempo, è una cosa che deve poter fare la classe contesto. Ok, però adesso per esempio mettici solo self. Ok, dentro la classe contesto ci saranno tutte le conversioni, per esempio le conversioni tra pixel, quelli se sono pixel, e tempo, no? Quanto vale un pixel? Ok, no, vai a capo, qua ci mettiamo self punto pixel factor, no? Allora, diciamo che ci sono 300 pixel in un DPY in un inch, quindi sono 150 pixel per centimetro. Vabbè, intanto come fattore ci puoi mettere che un pixel vale cosa? Un decimo di secondo? Un centesimo di secondo? Diciamo, non so quanto sia grosso. Di solito i disegni stanno a una certa, perché tu ricevi i numeri in termini di pixel, no? Ok, e quindi tu scrivici 0.01, poi dopo lo cambi. Appunto, la cosa buona di questo è che ce l'hai da una parte sola ed è il contesto di tutto il quadro, capito? No? Poi fai un'altra variabile, è self offset, cioè il quadro comincia effettivamente a 0 pixel. Se non comincia a 0 pixel, adesso qua lo metti a 0, però poi lo cambi se non è così, e così via. Qua ci metti tutte le forse devi fare il pixel. Pixel factor deve essere orizzontale e verticale, perché da una parte tu c'hai frequenza, allora chiamalo pixel to time e pixel to frequency, no? Ok? E quest'altro è pixel to frequency, questo decidi tu, questi sono tutti, questo potrebbe essere uno, per esempio. Ok, ho capito. Ok, adesso... qua per ciascuna va fatto un metodo, no? In cui tu sostanzialmente, ma qui puoi aggiungere tutto quello che ti pare, ok? La cosa importante di questo, per ciascuno di questo va fatto un metodo, il metodo converti a tempo, converti a frequenza, e così via. Cioè, in che senso un metodo, una funzione che utilizzi questo? Se vuoi ne facciamo una, tanto per esempio. Ok? Magari per capire, sì. Vai indietro di un tab. Sono banali. To underscore time, aperta parentesi, self virgola value. No, questo è il value in pixel, no? E poi vai a capo, return value moltiplicato self pixel to time, punto. Fine della questione.
Aspetta, no, chiedo. Pixel to time. E questo cosa praticamente fa? Questo tu gli passi pixel e lui ti dice che tempo è. No? Ah. All'altro, alla frequenza, gli passi la frequenza e tu gli passi pixel e lui ti dirà la frequenza. Adesso non è questo l'importante. L'importante è che adesso, finito questo oggetto, questo lo devi fare per tutto quello che ti serve dal punto di vista del contesto. Ok? Ok. Poi vai a capo, sotto, adesso qua, dichiari da subito un oggetto contesto. Quindi no, senza def, fai contesto, no, con la C maiuscola. Ah, ma fuori da qua? Fuori dalla classe, fuori dalla... Okay. In maniera che ce n'hai uno di contesto, basta. Contesto, no, aspetta, scusami, allora come fai? Fai C maiuscolo, fallo, uguale contesto, con la C maiuscola, aperta parentesi, basta, perché non ha argomenti, lì sono tutti settati per il momento. Questo potrebbe, quando si inizializza, legge un file, eccetera. Per il momento, aperta parentesi, chiusa parentesi. Questo inizializza un oggetto di contesto ogni volta che tu fai un import. Ok. Ok. Allora, il problema adesso è quando fai dentro la nota, no, dentro il rettangolo, scusami, sopra in alto tu devi fare import contesto. Oppure, aspetta, import... no, allora import C from contesto. Che noi quello che ci interessa è di avere quell'oggetto là. Un solo oggetto, però contesto con la C maiuscola. Bisogna dire from contesto.pi? No. Questo lui lo dovrebbe leggere. Ma bisogna metterlo maiuscolo qua, contesto? No. Tranquillo, va bene così. Adesso, nelle conversioni del setup, lui deve usare quell'oggetto C. Capito? Okay. Adesso, per esempio, ti faccio... Allora, dentro setup, facciamone una. Così la vedi. No, quella tientela, perché le dovrai fare tutte le altre pure, dai, se no perdiamo troppo tempo. Facciamone una sola. La prima è convertiamo la X in action time, quindi self.at uguale, quindi action time diventa una proprietà del rettangolo, diventa self.x più o meno moltiplicato, no, scusami, no, non è così, levami self.x, è c maiuscolo, no, c maiuscolo è il contesto questo, to time, no, l'abbiamo chiamato to time il metodo, to underscore time, aperta parentesi, self.x, no? E che sarebbe il value? Sì, glielo passo e lui me lo converte in action time. E così per tutte le altre cose. Ok. Adesso proviamo a vedere se funziona, perché non so bene. Allora, prendi una console e facciamoli fare. Scrivi. No, beh, sì, vai dove devi andare. Ok.
Che non lo fa. Perché non è là. È fuori, vero? Sì. Non lo so. Ok, ci sono. Ok, allora qua scrivi Python rettangolo.py. Vediamo se ci sono degli errori o qualcosa. No, è tutto giusto. Lui legge il contesto, vedi che lui ha fatto tutto. Il fatto che non ha... Allora, adesso se scrivi Python... Vai invio, scrivi import rettangolo from rettangolo, rettangolo maiuscolo from rettangolo minuscolo. Questa è la classe rettangolo, from. No. Forum. Scusa, se fai non è così che si scrive? No, è from rettangolo minuscolo import rettangolo, non mi ricordo mai, ragazzi. Sì, infatti. Ma questo funziona pure così? Ma sì, appunto, non capisco. Scusa, fammi vedere. Fai import rettangolo. Basta, minuscolo. Ok, adesso il problema è che tu devi scrivere per ogni cosa, allora fai R uguale rettangolo minuscolo punto rettangolo maiuscolo, perché questo l'altro import serve rettangolo. 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 Aperta parentesi, adesso cosa ci dobbiamo dare? X, Y, mettici dei numeri a capocchia, 0, sì, 700, ok, sì, tanto, no, basta, bastano 4, no? C'è lo style. Sì, e mettici una stringa qualsiasi, ciao. No, no, deve essere una stringa, cioè tra virgolette. Okay. Riprendi, ecco. Se no U per lui è una variabile. Ok, adesso se fai R.at dovresti vedere l'action time. No, la scarica del computer. Perché non ce l'ha la... Va bene, mettiti a caricare. Ok. Dunque, ce la dovrebbe avere. Scusa, vai un attimo su, sull'oggetto. Io l'ho settato. Setup lo chiamo, perché non c'ha l'attributo a T? È salvato questo, sì? No, c'è il puntino. Salva. Allora adesso dobbiamo ricominciare da capo. No, importa, reimporta. Ah, non lo importa perché no, devi riuscire. Quit. Ctrl D. No. Ah, non funziona, quit, aperta parentesi, chiusa parentesi. Ok, rientra, import, guarda un po' se li è salvati. Sì. Ah, ma non funziona più. Sì.
Syntax, invalid syntax. Forse è from contest to import. Sì, ma infatti però prima... Vedete che prima non l'avevo salvato e non l'avevo ancora scritto. Okay. Ok, giusto. Allora, ok, riproviamo. Vai. No module name contest. Ah, perché è contesto minuscolo. Ok. Allora adesso torna in, rifai la dichiarazione, questa. No, questa. No, cosa abbiamo fatto di male? Setup is not defined. Ma che c'è bisogno di dichiararlo prima, setup, prima dell'init? No. Questo, no? È la riga 9 che crea problemi. Aspetta, forse... Non capisco perché continua a dire line 1. Aspetta. Alla riga 9. Setup is not defined. Scusa, puoi invertire, mettere il setup, lo metti prima dell'init. Perché non dovrebbe essere, ma siccome non so niente. Ok, adesso però devi, perché l'import non te lo fa due volte. No, bisogna uscire e rientrare. Io non so come si fa questa cosa di farlo due volte. L'import non lo fa due volte, capito? Vai. Adesso però mi vorrei poi guardare il pezzo di... Ok. No, c'è qualche problema qua. Perché setup is not defined? Ah, perché self.setup, scusami. Giusto. Perché questo è un metodo di quello. Lo possiamo rimettere dove era. Io mi dimentico sempre, vedi, questo Python in questo non mi aiuta. Qui aperta chiusa, ciao, ricominciamo. Ok, adesso andiamo, vai sotto, vai, torna ancora su e oppure scrivi r.at, eccolo. Ok. Oh, funziona. Cioè, lui ha convertito e quindi... sì, vabbè, appunto l'action time di quel rettangolo si trova, hai capito? Oh, dentro sto rettangolo tu ci puoi mettere anche l'array di note prodotte, generate attraverso quel rettangolo, con tutte le regole che vuoi. Capisci cosa voglio dire? Sì. Con, vabbè, per il momento facciamo una distribuzione omoritmica, soltanto metronomi diversi. Ok? Ok, va bene. E poi dopo faremo delle sequenze ritmiche. E come posso, che faccio? Cioè, bisogna creare un'altra classe ritmo? Per fare che cosa? Per creare, cioè no, temporale, no, tempo no. Per... Per il momento no, perché tu ti puoi mettere dentro la classe contesto un convertitore da colore a metronomo, per esempio. Facciamo conto che tu le fai tutte omoritmiche per il momento. Ok. Ok. Semplicemente quindi, cambiamo la pulsazione. Esattamente. Ok. Quindi tu ti devi fare che... qui c'è un convertitore color to metro. Sì, però color to metro è molto complicato. Forse non lo farei con un valore, ma lo farei proprio con un metodo direttamente. Perché qui non c'è
No, no. Questa è la classe contesto, no? Quindi alla classe contesto gli dai un metodo sotto. Dove? Sotto il commento. Def color to metro. La devi levare dall'init, però. Ah, quello che non lo fa, ok. No, lo fa, lo deve fare, perché tu lì c'hai una stringa, devi analizzarla, no? Self, virgola, color, no? Devi mettere a passo, nel frattempo. Due punti. Come dici? No, nel frattempo ci mette passo, così. Sì, adesso ci metti no, oppure qua fai return, cioè, qua fai un numero qualsiasi, 60 diviso 96. Return 60 diviso 96. No? Così okay. ti darà quello sempre. Poi, una volta che, cioè, per fare l'analizzatore, tu potresti prendere il valore dei tre colori, che però sono in esadecimale, devi trovare il modo di convertire quella stringa in un certo numero. Ok, ok. Il problema di quella stringa è che quella stringa sono tre valori contemporaneamente, sono due digit esadecimale per il rosso, due digit esadecimale per il giallo, due digit esadecimale per il blu. Quindi devi fare un po' dei conti. Sei capace di farli da solo? Sì, sì, quello sì. Bene, ok. Allora io adesso passerei però al pezzo di... passerei a Francesco. Ok. Punti. Quindi vediamo, tu sei a posto? La prossima settimana mi porti tutto fatto, già bello pronto per andare? Ricapitolando solo una cosa, una volta che ho fatto tutto questo, sì. Poi? Cioè che io mi sistemo qui, faccio il setup, faccio in modo che tutto quanto sia allora, fatto. Allora, io farei, io se fossi io, però ripeto... Qui la programmazione si incrocia con la realizzazione artistica, quindi con l'artista che è in noi e che quindi produce queste mirabili manufatti. Il punto è, io mi farei l'oggetto quadro. L'oggetto quadro ha un array di rettangoli. No? Quindi un'altra classe, di un'altra... Una classe quadro. Mm-hmm. Ok, la quale costruisce rettangoli uno per uno in base, allora la classe quadro dovrebbe leggere il file svg, convertire io farei una cosa, farei che ciascun rettangolo si sa convertire la propria struttura dati, no? Ok, quindi che fa? Legge la struttura dati e la passa a un rettangolo? Apriti un file che si chiama quadro.py e ci mettiamo solo commenti, poi tu devi fare tutto il resto. Ok. Così ti fai i compiti. Sì. Allora, hash, mettici la hash. Ok, definire la classe quadro, tanto per cominciare. Quadro con la Q maiuscola, naturalmente. La classe quadro legge... bene, legge il file svg per ogni rettangolo
Dichiara un rettangolo con 1 su SVC, magari ti confonde poi. No? Cioè, crea, scusa, crea un rettangolo e gli passa i dati relativi al file SVG. Okay? Ok? Cioè, gli passa i dati di quel rettangolo, ovviamente. Allora, a questo punto però devi cambiare il file rettangolo.py per fare in modo che il file rettangolo.py sappia convertirsi, sappia convertire, cioè il file rettangolo, file, la classe rettangolo non riceverà più x, y, bla bla bla, ma riceverà un oggetto XML. Aspetta, aspetti, in modo che sappia convertire cosa? Che sappia, cioè che sappia estrarre, scusami, la classe rettangolo riceverà un oggetto creato dal file XML, no? Quindi i dati se li legge da quell'oggetto là. Ok. Ok? Si legge i dati e poi fa tutte le conversioni del caso e diciamo che per il momento il metronomo è derivato dal colore nella modalità che vorrai tu. Ok? Ok. Basta. Oh yeah. Francesco, dacci la luce. Che è un'idea molto più spartana di quella di Giulio, molto più semplice. Ma Giulio è un grande artista, ma bisogna riconoscerlo. Giulio. Diciamo l'idea che ho fatto è dispersa qua. Quando si è preso quindi tu ok, cioè volevo che il tempo, cioè ogni volta che suonava la nota è come se il pianeta avesse fatto un giro, capito? Il pianeta avesse fatto un giro intorno a cosa? Intorno al sole. A se stesso. Intorno al sole. Dunque. Sì, cioè ti vuoi costruire un sistema planetario? Sì, più o meno quello. Allora, solo che sono arrivato, ha fatto solo i pianeti rocciosi perché i pianeti gassosi hanno numeri esorbitanti, quindi stavo pensando un altro metodo per riadattarli. Ma numeri esorbitanti? Abbiamo un potentissimo strumento che è la divisione. Per numeri esorbitanti ti viene fuori 1. Vabbè, comunque, ci vuoi far sentire? Sì. Ma poi voglio vedere che cosa hai fatto, però. Sì, sì, non è un capolavoro. Beh, spero che lo sia, perché sennò qua l'artista si risente. Succede, muoiono sti pianeti? Finiscono il numero delle note.
Cioè, il numero di note era la distanza dal sole, quindi... Ecco, ma vedi, per esempio, tu qui, ok, hai usato l'oggetto nota, no? Mm-hmm. E poi hai fatto questa porcheria del number uguale 1, number uguale 2. Questo è il numero del pianeta? Sì, per cambiare vedere... semplicemente if. Cioè. Ma perché non hai fatto l'oggetto pianeta? Perché volevo provare a farlo con la struttura dei metadati, però mi si impicciava, quindi... Quindi hai fatto una porcheria. Beh, però è figo. Sì, allora, potresti fare che fai l'oggetto pianeta, no? Sì. E poi fai l'oggetto Mercurio, Venere, Terra, Marte e ne dichiari uno per ciascuno in maniera che salvi i dati, ma o anche sì, usare un file di metadati per dire Mercurio è fatto così, Venere è fatto così, eccetera, eccetera. E quindi tu ti fai, ok, però io lo va bene, va benissimo. Allora, ci sono una serie di cose che ti pongo all'attenzione. Questo va benissimo, però sarebbe carino, per esempio, cioè, dargli una qualche variabilità. Questo non cambia mai, no? Perché sì, giustamente... sta. Allora, che cosa potremmo fare? Per esempio, potremmo tracciare l'espansione dell'universo, no? Nell'arco di un paio di miliardi di anni, che adesso vediamo come rappresentare, no? In maniera che, per esempio, tutto questo sia in rallentando. Mm. Oppure, appunto, facciamo un'ipotesi di V, cioè io mi farei la classe sistema solare, no? Sì. Che ha dentro tutti questi pianeti, e poi tu gli dici il sistema solare genera tutti i sound e lui fa tutto, no? I pianeti... Fai una sorta di zoom. Cioè il sistema galassia, poi entriamo nel sistema solare, poi entriamo nella Terra. Ma può fare quello che ti pare. Nella casetta di Pippo. Sì. Però il problema è appunto fare dei numeri che siano poi... No, mi sembra che dal punto di vista, diciamo, dal punto di vista musicale funzionano abbastanza bene questi numeri. Solo che sono un po' ammucchiati. No. Non so se è una questione. Comunque, Fra, potresti anche metterci magari, che ne so, che la rotazione influisce sulla velocità della rivoluzione. È tipo iniziando che magari ogni pianeta sia una propria rotazione, una propria rivoluzione, e che man mano che passa nel tempo la rotazione, la rivoluzione aumenta, come se partissero da fermi, iniziano a girare piano piano e poi partono... Sì, cioè quello che voglio dire è... Allora, questo è carina come cosa, funziona anche bene musicalmente, ma ha un problema. Statica. Qual è qui? È statica. E non succede niente. Allora, dobbiamo trovare... L'idea è carina, però devi trovare il modo musicalmente di far succedere qualcosa. Io volevo provare tipo con le frequenze, tipo dell'orbita ellittica, prendersi i quattro punti di distanza e prendere quelli come quattro frequenze. Volevo fare tutti, tutti. Sì, oppure per esempio... la Terra c'ha 365 come step, no? Mm-hmm. Ma poi ha anche
una rotazione intorno a se stessa e così gli altri pianeti, no? Ah, è la suddivisione, la rotazione intorno a se stessa. E quindi, per esempio, potresti fare per le 24 ore 24 note che sono velocissime, tu le senti quasi nel tipo d'accordo. Così. Sì, però la frequenza deve cambiare. Cioè, con le ore del giorno. Ok? Mm-hmm. Però in tutto questo, farlo così, cucendo i numeri dentro il codice, non va tanto bene, perché questo... Adesso non lo cambiare, va bene così com'è. Anzi, scusa Giulio, puoi mettermi quello che abbiamo fatto nella chat e anche tu, Francesco? Cioè, il punto è, l'idea è carina, però... Anche la nota io metto, perché ci ho messo tipo. Va bene. No, capite quello che sto dicendo. Nel caso, mm-hmm. nel caso dell'idea di Francesco, sì, bisogna farci qualcosa, nel senso che dobbiamo farla evolvere da qualche parte. Allora, o metti la vita dell'intero universo, no? Per cui succede qualcosa in questo sistema. Ma stanno già partendo tipo la nebulosa, una cosa indefinita, e piano piano si vanno a definire le varie... Sì, ma appunto adesso bisogna porsi il problema di dire quanto tempo passa in tutto questo, cioè, capito? Però nessuno ti obbliga a usare la stessa conversione di tempo, no? Mm-hmm. Questa è, cioè, puoi usare conversioni diverse, non ti pare? Sì, non me lo fa inviare, ma non capisco perché. Come l'hai fatto, tipo, non ho capito come hai definito quel ritmo, come l'hai fatto? Il ritmo? Cioè, nel senso, che cosa... Lui vedi che fa uno step diverso a seconda di... Ah, ok. E in 5708 quel parametro era il primo parametro del generate, che cosa ci hai messo? BPM, secondo me. Aspetta, ecco. Ah, il numero di note. Ok. Sì. Dunque, scusami. Perché qua c'è questo step e mezzo? Ecco. Quindi sono diverso. Cosa? No, c'era uno step e mezzo. Che lo devi fare, ok. Risentiamolo, no? Ci sono pure dei sample out of range. Sono tipo 4. Non penso cambia tanto. Proviamo. Asimmetrici ritmicamente. Fammi vedere un attimo come è fatto il generate, perché c'è una qualche correlazione tra le cose. Dunque, la correlazione è tra i numeri 365
Il doppio di 365 quant'è? È 720, 730. No, quindi è molto simile 800... a 6. Eh? No, ma no, non tanto. A 687 non è simile. Cioè, ecco, la cosa che mi sembra strana, bisognerebbe capire quali sono le relazioni tra questi numeri, 88, 225, in maniera che non siano, che siano effettivamente... Casomai posso moltiplicare tutto per due per vedere, cioè per sentirli meglio. Vabbè. Più staccati. Sì, ma non è che cambia niente. Cioè fare step per due. Beh, tra sei... Ah no, quali sono le frequenze? Perché forse, cioè, essendo 605 e 637 molto vicini, quindi si può essere che ci sembrano... No, ma quelle sono frequenze, sì, no? Ma intendo, sembra che è lo stesso... Ah, ok, sì. Cambiamo. Appunto, la questione è, allora, tu c'hai... per esempio, tu c'hai... il 338, perché ce n'hai uno lento che è quello... è questo. Sì, che è grave, no? Tump, 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 no? E allora non è questo. Ah, no, sì. Sì, è lui. È proprio Mercurio. Perché è piccolo. Cioè, in effetti si danno il senso contrario a quello che dovrebbero dare, però così. Appunto, nel senso che qui, siccome tu dividi, prova a fare una cosa. Deve fare il contrario. No, prova a fare che c'hai il metronomo fisso, cioè mettiti una variabile in alto, dove c'è l'action time, mettiti un metro, adesso lo facciamo così, poi lo puoi fare, un metro a, facciamo dell'ordine di, No, non c'avevo mai scritto questo. No, facciamolo 60 diviso, 700, va? Adesso poi ti dico come lo... è più alto del numero più alto che hai. E poi metti... gli step li metti a metro per 88, metro per 225. Capito? Cioè, lo facciamo al contrario. Fai una suddivisione del tempo uguale per tutti, però con cadenze diverse. Mo questo qual era? Va bene. Vabbè. Perché? Adesso la cosa dura molto di più. Adesso stiamo a 10 minuti. Vabbè, comunque non c'è bisogno di sentirselo tutto, perché la canzone dopo un po' la sappiamo. Siamo arrivati al terzo. Siamo già quasi a un'ora. Fatto... perché è tutto molto più lento.
fatto il Tristano Isotte. Sì, aspetta, va, mettiamoci meno note, va, se no fa... Com'era? Ctrl-C. Ctrl-C. Scusa, mettiamo... Num note, fa generate, guarda un po'. Quanto sono le note? Ah, perché queste sono tutte diverse le note? Sì. No, queste vanno fatte al contrario. Allora, cambia, fai 227 le note di Mercurio. 149 queste, 108 queste. Ok. Vabbè, poi dopo bisogna vedere. Proviamo, perché adesso è chiaro che si sono invertiti i rapporti. Salva, ok. Siamo già a quasi 20 minuti. Un piccino questo restante. Il cane è automatico. Sì, mentre compila ci ho messo questa cosa. È che sarà più o meno col ritmo del cane. C'è anche uno sciaccone. Ecco, va bene, dai. C'è, abbiamo un'ora di musica da sentirci adesso. Ok, vabbè, purtroppo. Non riesco a immaginarmi. Vabbè, è la stessa cosa invertita. Vedete una gigantografia. È quello sotto, Vai. Decuplichiamo il tempo. Vai sul file e mettici, no, il metro iniziale, metti 60 diviso 7000. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di più. Sembra più plausibile. Interessante, devo dire. Ora, il problema è che questo è un universo in cui il tempo in realtà non passa mai. Il volume elevato, infatti, l'abbiamo già perso di vista. Cosa dici, Francesco? Scusami, fai una cosa, fai Ctrl F qua così lo vediamo bene. Ok, allarga tutto e metti lo spettrogramma, giusto per capire cosa succede.
Largo ancora. No, no. Quello che si vede sotto è Mercurio, poi c'è Venere. Terra e Marte sono proprio attaccati. Terra e Marte sono quelli che stanno a 1,7 kg, 1,8 kg. No, sono proprio una a 609 e una a 637 stanno. Ci sono tutte e due qua. Beh, puoi allargare, qua. No, non così. Non così. Allargare il... Vai sul tasto destro. No. Allora, qua bisognerebbe trovare il modo di fargli fare qualcosa. Ecco. No? Non ti pare, Francesco? Sì. Beh, una volta fatto questo, non succede più niente qua. Il fatto è che fanno i pianeti oltre che girare. Beh, questo da una parte è vero, però pensa se, per esempio, adesso facciamo una piccolissima modifica. Girano, passa il tempo mentre girano, no? Ci potrei Allora, aggiungere il sole che si espande, espandendo distrugge questa, ma facciamo una modifica ancora più semplice. Fai step, no, F step. Ah, però qua vedi che si complica la faccenda. Aspetta. Allora, Io vado un quello attimo al che bagno. va bene. Facciamo Mi fa la che classe. no, voglio cambiare la frequenza man mano che si va avanti. Quindi Però li tolgo da qua. aspetta, fermo. No, fermo. Fammi ragionare. Allora. Scusa. Allora, mettiamo un alla riga 6, mettiamo un array di step, di no, che chiameremo frequenza. E ci mettiamo dentro tutte le frequenze. Quindi, no, mettici uno 0, perché se tu usi il numero 1, per esempio, così usiamo il numero come indice, 0,243, poi 605, 637, 338, no? Questo lo sai. No, Che altro c'è? basta. Basta, ok. Allora adesso, C'è metà sistema. come dici? Che C'è metà sistema. Come vuol voglio dire? ingegnare. E mi voglio ingegnare gli altri quattro pianeti, perché... Vabbè, ok, ma in realtà io farei la classe pianeta, così ce l'hai Sì. dentro sti dati. Poi fai due, allora, nell'append, cioè al 10 fai, al posto del 243 ci metti result di number.
sono, sì, result di aperta quadra number, chiusa quadra, no scusami, no, che result, frequenze number. E poi fai sotto, subito sotto alla riga, aggiungi una riga. Frequenze, number, più uguale, no no, frequenze, number, chiusa quadra. Più uguale F step. Ok, adesso F step lo mettiamo sopra, F step lo facciamo uguale a 2.5. Questa è la deviazione frequenziale, ok? Questa te la giochi come te pare. E facciamo che certi vanno in su e certi vanno in giù. Quindi i primi, allora sempre tutti quanti devi sostituire i numeri in frequenza, sì, number. Sì. Allora, se lo facciamo che questi qua vanno in su, okay. Ok, adesso lo facciamo che l'universo implode, sì. Allora questi qua vanno verso l'alto. Ma questi number sarebbero... È il number che hai dato tu, mica okay, so io. Sì. Hai fatto tu. È una porcheria, però va bene, che devo dire. Quindi qua è più uguale. No. Questo più uguale F step. E sotto invece, questo lo fai, dunque 25, questo lo fai meno uguale F step. Questi li fai, lo facciamo implodere questo universo. Si ingrandiscono i primi due, si ingrandiscono. Così, giusto? Sì. E anche sotto glielo fai fare meno uguale a questo. Al maestro. Salve. Allora, ora che è arrivato Filippo, vi voglio fare un discorsetto a tutti quanti. Però prima finiamo questo numero. Sì. Cioè, non è soltanto l'aspetto ritmico che può variare, ovviamente quello è uno, ma si possono variare tante cose. Chiudi quello sopra, se no. Ok. Vediamo se si sente qualcosa. No, torna, fai ritorno a zero. Thank you.
a volte sono entrati tipo in battimenti. Sì. Eh beh, certo che entrano in battimenti quando si incrociano. Adesso l'altra cosa che si potrebbe fare è che convergono verso un centro, cioè che una volta raggiunta una certa frequenza sia da sopra che da sotto, si... Questi rimangono stati. Ah no, stanno scendendo. No, certi salgono, certi scendono. Però scendono molto più lentamente, no? Mm-hmm. Poi l'altra cosa è di forse regolare diversamente le... Insomma, voglio dire, il problema è questo. Cioè, meccanismi semplici, cioè con pochi dati di informazione, producono strutture semplici dal punto di vista musicale, che non è di per sé sbagliato, però non sono molto interessanti, no? Cioè, dopo 5 secondi che stai sentendo, capisci qual è il meccanismo nell'ascolto proprio, dico. E quindi non c'è più una forma di sorpresa o di introduzione di cose nuove rispetto a quello che sappiamo. Siccome comporre sostanzialmente consiste nell'equilibrare la ridondanza con la novità, no? Voi dovete attrarre l'orecchio, se questo è il vostro... perché va bene, ideologicamente uno dice, ma io non lo voglio attrarre l'orecchio, lo voglio repellere. Allora dovete usare dei meccanismi opposti, ma se volete attrarre l'orecchio dovete dargli da mangiare costantemente qualcosa di diverso, no? Però questo costantemente qualcosa di diverso deve stare in una qualche relazione col passato, cioè in un certo senso deve essere diverso, in un certo senso deve ripetere quello che è successo in passato. Quindi tutto sta nell'equilibrare quello che è la ripetizione con la ridondanza dell'informazione con invece l'innovazione, la novità, eccetera, eccetera. Ok? Quindi vi dovete sempre porre il problema, vabbè, ma io, questa, la suggestione è bella, no? Ma quanto mi fa andare avanti musicalmente, no? Quanto potenziale musicale c'è in un'idea? Ok? E questo vale sia se uno prende come pretesto un quadro, sia se uno prende come pretesto la natura, il sistema solare, quello che prepara, eccetera, eccetera. Cioè, il problema è che sono tutti pretesti, hanno valenze diverse dal punto di vista musicale. Ok? Bene, allora, dato che è arrivato anche Filippo, vorrei farvi un discorsetto. Perché...